Bella regà, bella a tutti. Allora, in base a quello che mi avete chiesto sull'ultima live che ho fatto sul 2FA, visto che non ho spiegato molto ma molto bene di quello che magari avete bisogno, ho deciso di farne una magari un di tempo un po' più limitato e dove vi spiego se non ce la fate ad abilitare il 2FA, che cosa bisogna fare e i passaggi che le dovete fare, così magari in 10 minuti e un giorno, già secondo giorno, magari già avete tutto abilitato senza che vi sbattete la testa come mi è successo a me. Praticamente a me per una settimana ci ho sbattuto le corna avanti e indietro con l'Epic, perché poi un battibecco di risposte, che io devo chiedere una cosa a loro, loro ti devono chiedere una cosa a te perché non sai come funziona, allora ci devi aspettare le loro risposte. Quindi io faccio questo tutorial e vi dico tutti i passaggi che voi dovete fare in una sola volta, mandate l'email e il secondo giorno già avete il 2FA abilitato, lo fanno loro per voi, questo lavoro lo fanno loro per voi, e vi mando il codice di verifica, mettete il codice e avete il 2FA abilitato. Va bene? Allora, iniziamo un attimo. Allora, la prima lettera che io l'avevo scritto era: non posso accedere alla mia vecchia email e vorrei cambiare l'email del mio account. Quando mi chiede il codice di recupero, non posso, praticamente non ci posso, non mi arriva la conferma, non mi arriva la conferma del codice di recupero, no? Quindi allora che devi fare? Se non ti arriva il codice di conferma, vuol dire che c'è qualche problema con l'account, praticamente, no? Cioè, per forza deve essere così, perché loro questo benedetto codice te lo spediscono, ma magari te lo spediscono un account vecchio che tu già magari non ti ricordi più la password, non ti ricordi proprio che esiste. Quindi quando tu scriverei all'Epic, praticamente, quando scriverai la bella email, gli direi: guardate, non ce la faccio a abilitare il 2FA perché non so quale sia il problema. Tu scriverai tutte queste belle informazioni su quella bella letterina e poi la spedisci a loro. Il secondo giorno già avrai insomma il 2FA abilitato, va bene? Ovviamente con un codice di verifica che te lo manderanno loro con la nuova email che tu la abiliterai all'account Epic. Ok, quindi quando tu scrivi la lettera devi scrivere praticamente questa cosa. Allora, loro mi hanno risposto così quando io ho scritto, no? Grazie per averci contattato, mi chiamo Tizio Caio e sarò io ad occuparmi della tua richiesta. Controllando l'indirizzo email da cui mi stai scrivendo, e ci sarà quello che magari tu hai messo, non risulta collegato a nessun account Epic. Per poterti aiutare chiedo gentilmente la tua collaborazione nel fornirci l'informazioni qui di seguito. Allora, numero 1 ragazzi, che dovete scrivere voi? Indirizzo email associato al suo account Epic Games. Numero 2, nome visualizzato account Epic Games attuale. Numero 3, nome e cognome del proprietario dell'account Epic Games. Il modello del dispositivo usato per giocare. Il nome del esatto, scusate, il nome esatto dell'account esterno. PS4, Xbox, Live, Nintendo, Twitch, Facebook, Google. Sei ID Epic, lo può recuperare dalla sezione account delle impostazioni di gioco. Ci siete fino adesso, regà? Ok. Poi, allora, vediamo qua. Nella prima, cioè, nella lettera, tutte queste cose che io vi ho chiesto ci devono essere, regà. Perché se no dopo loro ti devono riscrivere dietro e praticamente già si allunga il termine d'attesa, no? Allora, poi insieme a quelle cose che avete appena scritto, ci sono pure queste altre cose che vengono sempre là. Il tuo indirizzo IP, mi raccomando, puoi trovarlo cercando qual è il mio indirizzo IP su Google. Perché ti chiederà pure il tuo indirizzo IP, mi raccomando, ci deve essere indirizzo IP. Su Google basta che tu scrivi così, no? Quale è il mio indirizzo IP? Su Google, mi raccomando. Numero 2, data di creazione del suo account Epic, bastano anno o mese, o provi a ricordare la stagione Fortnite in cui hai iniziato a giocare.
Bene, se non ricordi quando tempo fa, basta che ricordi la stagione, ok? La città da cui giochi, paese, screenshot di una ricevuta d'acquisto Epic con articolo data d'acquisto e importo ben in vista. Le ricordi che l'importo deve essere maggiore di 0 euro. Ci siamo? Ok. 5. Un'email valida non collegata ad un account Epic, mi raccomando, da poter utilizzare al posto di questa attuale, di questa che tu hai adesso, va bene? Può trovare la ricevuta d'acquisto direttamente nella sua PS4 seguendo queste indicazioni. Vai a impostazioni, poi da là passi a gestione account, informazioni sull'account, portafoglio, cronologia transazioni e poi seleziona l'account per il quale desideri visualizzare le transazioni. Scegli l'intervallo di data della transazione e seleziona avanti. Seleziona una transazione per visualizzare i dettagli. Siete, raga? Allora, bene. E poi numero 4, che questa sarebbe un indirizzo che mi ha fornito. Sì, questa sarà la loro risposta. La ringrazio per averci fornito tutte le informazioni richieste. Per poter procedere con la cosa, potete fornirci un'email. Ah, sì, questo poi che io non le avevo mandato un'email, però non era l'email. Non era già connessa. La ringrazio per averci fornito tutte le informazioni richieste. Per poter procedere con il cambio, la invito a fornirci un'email valida non connessa ad un altro account Epic, da poter utilizzare al posto di quella attuale. Sì, infatti questa era già l'ultima parte. Poi da là vi deve arrivare, l'informo che ho aggiornato. Ah, ok, poi da là vi deve arrivare questa letterina. La informo che ho aggiornato l'indirizzo email del suo account e inviato un collegamento per resettare la password e sbloccare l'account. Il messaggio è stato inviato al nuovo indirizzo email. Inoltre, se non l'ha ancora fatto, gli consiglio di attivare l'autentificazione a due fattori secondo la procedura di questo articolo. Quindi, quando già vi è arrivato questo messaggio, andate direttamente a fare il 2FA. Va bene, raga? Allora, qua stacchiamo, time out, come si dice in English, time out. Se l'avete trovato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, condividetelo con i vostri amici. Codice creatore devil_lumiforce, tutto maiuscolo, mi raccomando. E bella per tutti, magari ci vediamo pure in giro a giocare. Bella, regà.
quando effettui l'accesso tramite autentificazione a due fattori 2FA. Praticamente, quando voi fate tutta questa cosa, dovete andare a parte la Epic, tutti i rispettivi codice sulla pubblica. Allora, che fai? Basta che seguite i vari passaggi e il link che io metterò e là fa vedere, ci scrivete, vedete, vedete quanto dovete scrivere il vostro account, nuovo account, vecchio account, indirizzo di casa, nome, cognome, data di nascita, tutte cose che loro non